bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati o riproveranno a frequentarsi nonostante uomini e donne sia giunto alla fine? Questa è la domanda che si pone il pubblico del dating show. A parlarne sono stati i due diretti interessati sul magazine dopo la lite alla quale abbiamo assistito tutti. Il momento è stato epico, doloroso non soltanto per lei ma anche per chi ha seguito le loro vicende da casa. Il pubblico di Wed crede in loro e nella loro relazione. Vedere Ida in difficoltà, tremante a causa del nervoso non è stato bello anche perché si pensava tra loro fosse tornato finalmente il sereno e invece nulla è andato come si sperava. Il pianto di lui, l'invito a cena, la felicità e la speranza negli occhi di lei avevano fatto sperare in un ritorno di fiamma. Invece l'uscita ha dato vita ad un nuovo e accesissimo scontro che ha fatto tornare tutti indietro nel tempo. Ida Platano nelle scorse settimane è andata a Verissimo a parlare dei suoi sentimenti per Riccardo, ha dichiarato di aver fatto il possibile per ritornare insieme a lui, ma tutto è andato esattamente al contrario di come sperava. Adesso ha deciso di staccare la spina e pensare soltanto a se stessa e al figlio con il quale quest'estate farà un viaggio. Ancora devono decidere dove andare. Chi crede nelle favole spera che arrivi da un momento all'altro un invito da parte di Riccardo, ma è molto difficile che questo accada perché non ci sono assolutamente i presupposti. Ida Platano. Ida Platano, le frecciatine lanciate a Riccardo, cosa succederà tra i due in estate? Ad ogni modo, Ida Platano non smette di crederci, lo si evince anche dalle storie pubblicate su Instagram, dove lancia delle frecciatine a Riccardo. Prima afferma di volere un caffè magari portato a letto da qualcuno, poi mostra la sua intervista al magazine di Uomini e Donne, dove si parla proprio di lui. È ovvio che non sia una casualità. Secondo quanto dichiarato da Riccardo, Ida l'avrebbe bloccato sia su WhatsApp che sui social network, non che lui volesse cercarla perché non lo ha fatto e non lo farà. Il cavaliere ha preferito non rivedere la puntata dello scontro anche perché tutto ciò che è successo è frutto di un fraintendimento. Le sue parole non sono mai state prese per quello che sono, ciò che si capisce è l'esatto contrario di ciò che vuole dire. Per questo motivo tra lui e lei non può funzionare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Yeah.